Ci è stato raccontato questo sostanzialmente, che di seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, siamo nel febbraio del 22, si è reso d'improvviso assolutamente necessario rendersi indipendenti dal gas russo, diversificare le fonti di approvvigionamento e andare verso l'autonomia energetica nazionale. Questo ci è stato detto. Tutto questo ha bisogno di essere fatto molto molto in fretta perché l'inverno 22-23 era vicino, anche gli inverni successivi. Era necessario contenere i costi delle bollette delle famiglie. E per questo motivo si è reso necessario attivare una procedura di emergenza. Il governo ha individuato il nostro territorio, in particolare la nostra costa, come un luogo particolarmente adatto a collocare, ad ospitare un rigassificatore e tutti i suoi compagni di classe, perché questo territorio presentava già una infrastrutturazione piuttosto importante e quindi utile. Bene, andiamo avanti. Ci dicono che bisogna assolutamente fare una procedura di emergenza. È una grande menzogna. A fianco a quest'opera di grande mistificazione è stata anche parallelamente, ma succede sempre così, nella storia, chi studia un po' storia lo sa, ma anche chi non lo studia, insomma. A fianco a questa grande operazione di mistificazione è stata parallelamente condotta una grande operazione di propaganda, una propaganda finalizzata a spargere panico, ansia, paura, agitando il fantasma della scarsità dell'approvvigionamento di energia, per cui in quell'inverno saremmo tutti morti di freddo e comunque avremmo avuto delle bollette astronomiche, cosa che è successa peraltro, mentre non abbiamo avuto freddo, ma dopo ne parlo. E appunto è finita che non abbiamo avuto, ci siamo scaldati, non ci siamo scaldati col gas del rigassificatore che non era ovviamente ancora in funzione nell'inverno 22-23, non lo è tuttora, e andiamo verso l'inverno 24-25, noi siamo contenti che non sia ancora in funzione, però poi lo dico. E intanto però la procedura d'emergenza è andata avanti. È stata attivata e ha consentito il ricorso a tutta una serie di deroghe, a tutta una serie di deroghe rispetto alle verifiche riguardanti la sicurezza, la salute, la compatibilità ambientale e tutte cose che hanno anche fatto pensare alle persone che effettivamente sono tutte verifiche che non fanno altro che servono solo a far perdere tempo. Ci troviamo a far fronte ad una nuova legislazione che va a regolamentare l'estrazione del gas nazionale, degli idrocarburi nazionali, una miseria di 90 metri cubi, miliardi di metri cubi di gas estraibili in totale a fronte di un consumo, adesso lei diceva benissimo, l'anno scorso è stato intorno ai 60, ma mediamente sono 70 miliardi di metri cubi, quindi un'inezia. Fra l'altro il piano prevede un'estrazione di 1,5 miliardi di metri cubi di gas l'anno per una decina d'anni, quindi 15 miliardi di metri cubi 10 anni non servono a niente, ma ragionano sempre sulla necessità di fornire materia energetica alle industrie energivore a prezzi calmierati. Il prezzo lo fa la borsa di Amsterdam, non lo fa né Pichetto Fratin, né Urso e nemmeno la Meloni. D'accordo, in questa slide. Noi stiamo ricostruendo le condizioni del clima terrestre che c'era 1 milione di anni fa. E quindi qualcuno dice, beh, c'è sempre stato questo caldo qua. Sì, però 1 milione di anni fa c'erano i dinosauri, non c'eravamo noi. Quindi quali saranno gli effetti sul genere umano? Noi non siamo preparati a sopportare questo caldo, questi eventi estremi. Quindi stiamo ritornando indietro di 1 milione di anni.
proprio a causa dei cambiamenti climatici. Un po' di numeri. E nell'estate 2003 abbiamo avuto 40 gradi centigradi in pianura padana per la prima volta. In Italia, in quell'estate lì, che ci ricordiamo tutti, è stata la prima estate veramente calda, tutti siamo andati in cerca di climatizzatori, condizionatori, ventole, eccetera. In quell'estate lì sono morte 20.000 persone per colpo di calore. Nell'agosto del 2017, 43 gradi centigradi a Siracusa. Nell'estate del 2023, l'anno scorso, 48,2 in Sardegna. A Londra nel 2022, io sono ritornata dopo la pandemia, a Londra abbiamo avuto 40 gradi a Londra. Questa foto di questa guardia, del capo della guardia Buckingham Palace che sviene, è una delle tante che trovate anche in internet. La previsione invece, e ieri sera Balcani ce lo confermava, è che se non ci fermiamo, se non freniamo almeno un po' e poi arriviamo a fermarci prima di fine secolo, arriveremo ad un aumento delle temperature di 4 gradi. 4 gradi in più vuol dire scarsa probabilità di sopravvivenza. Vuol dire che i bambini che nascono adesso, io ho un nipotino di 2 anni, lui sicuramente vedrà un mondo completamente diverso da quello che c'è adesso. 4 gradi in più vuol dire che non sappiamo quali conseguenze ci saranno sulla nostra salute e soprattutto sulla salute delle persone più fragili. E parliamo soltanto di persone, non parliamo di animali, non parliamo delle api, non parliamo delle piante e di tutto ciò che è, che non è affrontabile con 4 gradi centigradi in più.